ancor di più, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia. Il canto è propedeutico a posizionare il nostro cuore, il nostro spirito, il nostro sentimento. Lode Gesù Cristo. E noi in questi giorni magari, Karim, faccio un inciso, vedi che sopra non si vede, ho mandato qualcuno sopra con i bambini e non si vede, tocchi tu e poi vai a vedere. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. È il Natale, no? Il periodo di Natale ci posiziona, il Natale, verso un sentimento di bontà. Il mondo col Natale sembra che diventa più buono. Lode Gesù Cristo. Diciamo, si preparano i cuori, i terreni, ed è una cosa buona. È l'azione di Gesù. Io comunque dico, Signore, grazie. Ma quale cosa può veramente cambiare? Io dico, l'Evangelo può cambiare la mia vita? Se no, che senso ha? Dico, tu pensi che l'Evangelo di Gesù Cristo può cambiare la tua vita? Se no, ti invito, magari no, ora che uno si vergogna, non venire più, stai a casa, fai un'altra cosa, se non ci credi, perché l'Evangelo può veramente cambiare la tua vita. Questa è la verità, questo è il messaggio di Gesù. È così forte che il diavolo si è arrabbiato, perché non vuole che tu cambi, non vuole che gli uomini cambiano, perché deve regnare, ti deve tenere l'umanità sotto il suo controllo, deve controllare i cuori attraverso la malvagità, attraverso cattivi sentimenti. Deve regnare, Satana deve regnare. E come regna? No, non mi interrompere. Quando predico tu non devi parlare. Lode Gesù Cristo. I demoni sono così, si deve permettere a interrompere un culto dedicato a Gesù Cristo. Solo Satana si interrompe, non sopporta. Lode Gesù Cristo. E quindi nel Natale c'è una preparazione del cuore. Gli uomini sembrano più buoni, Annuzzo, mi dispiace, ma sai che cos'è? Quando uno quanto vuole bene il pastore Carino? Secondo te? Tanto. Lode Gesù. È il cuore sempre, vedi? Il cuore è un terreno, e il Signore con le parabole ci spiega come si fa a mantenere il nostro cuore pulito, il nostro cuore pronto, perché la vita viene da Gesù, fratelli, eh? L'Evangelo di Gesù Cristo è la verità. L'Evangelo, sapete che cosa significa? Dice, andate a predicare l'Evangelo, così. Dice, che cos'è? L'Evangelo, evangelisti, sono evangelisti, evangelici, che sono? Evangelo significa
verità. Andate a predicare la verità. Andate a predicare la verità. La verità di che cosa? Dell'uomo, dell'essenza dell'uomo, della sua vita nel rapporto con Dio e della sua esistenza e del senso della vita. Perché senza il rapporto con Dio non c'è. E Gesù, comunicatore, secondo me, più grande che ci sia stato, non è Reagan negli anni 90, 80, Berlusconi oggi, dico, per dire, ma è Gesù Cristo. Sai che cosa ha usato lui? Delle parabole, degli esempi, così, che in quel tempo era un periodo di, erano agricoltori, e disse che il cuore, il terreno è il cuore, e noi dobbiamo imparare a togliere dal cuore i cattivi sentimenti, a togliere tutto ciò che è negativo, a togliere odi, gelosie, invidie. Passioni. Lode Gesù Cristo. Ogni radice, dice, bisogna togliere ogni radice dal cuore, no? Noi dobbiamo. E di chi è la responsabilità del proprio cuore, della propria vita? L'ha detto Gesù, prendendo l'esempio di Adamo. Adamo è il responsabile della sua vita. La colpa di Adamo è che non ha guardato la sua vita, non ha. Il giardino dell'Eden è il nostro cuore, la nostra vita. Tu stai guardando, stai difendendo la tua vita? Stiamo noi difendendo il nostro cuore? Stiamo noi difendendo quello che è la cosa più preziosa? Qual è la cosa più preziosa di noi? Faccio una domanda. La cassaforte? La casa, figlio corre, ma la casa, giurala. Che cos'è? La cosa più preziosa che noi abbiamo? No, vi rispondo io. E questo è per stimolarvi alla vita. È una flebo di vita. Gesù è venuto per darci delle flebo di vita, spirito e vita. Parola di Dio, spirito e vita, il predicatore, se no sarebbe, cioè, non c'è il senso, se no. Perché la sua parola è spirito e vita, ma flebo di vita, ti interessa? Stamattina flebo di vita, 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 lode Gesù Cristo. Egli è venuto per portare la vita. Ha vinto la morte sulla croce, o no? Ha vinto la morte, guarda. Non solo l'Evangelo, è la verità, è una bella notizia. Sai che l'Evangelo è una bella notizia? Stamattina voglio vedere belle notizie. Karim, ti voglio bene. Guardami. Karim, ti amo. Si vede? Grazie a Dio. Bravo. Vai tu a controllare, vai. Quanto vuole bene il pastore Karim? Dai, Anna, rispondi tu. Ecco. Lode Gesù Cristo. È una famiglia, è una famiglia. Karim è un figlio di quest'opera. Io sono, come dire, noi siamo pastori, siamo dei padri, come dire, come si dice, putativi, come io non, mia origine è americana, quindi io mi prendo sta licenza sempre, quando sbaglio, cioè ne faccio le veci del padre, noi siamo, facciamo le veci. Karim mi è stato affidato, come anche voi, non è che. E quindi la mia veglia è con quello spirito, non è che lo spirito del Presidente della Repubblica o lo spirito
del maresciallo Tola, dell'esercito russo, no? Perché nell'esercito russo ci sono i marescialli, quello più alto. Brezhnev. Lode Gesù Cristo. E lo Spirito di Dio è lo Spirito del Padre. Lo Spirito di Dio è uno spirito di amore, egli ha dato tutto, ha vinto la morte. Dice, qual è la bella notizia? Che Gesù ha vinto la morte. Vincerei. Sicuramente oggi stiamo preparando il cenone per la cena. E quello che non vediamo era così presi dal cenone, così importante, che giustamente dice, come facciamo ad andare ad onorare Gesù? Dobbiamo onorare i nostri parenti, quindi Gesù come facciamo ad onorare? Giustamente. Giusto. Va bene. Ognuno secondo la propria fede, uno riceve secondo la propria fede, livello. E se il livello è quello, quello è quello che uno riceve. Quello. Lode Gesù. L'Evangelo è la verità, ma una verità che salva, una verità, ed è anche una buona notizia. Dice, qual è la buona notizia? Egli ha vinto la morte, è Gesù che nasce nel nostro cuore. Sai che cosa significa? Che ci libera dal potere della morte. Oggi che è Natale, cioè è vigilia di Natale, domani è Natale, per me è sempre Natale. Che volete che vi dico? È sempre Pasqua. Infatti io eravamo a tavola ieri, ho detto, noi festeggiamo, noi gli onomastici dei santi non li festeggiamo. Io mi dispiace scrivere su Facebook, non mi fate gli auguri onomastico, non lo festeggio. Noi cristiani, noi crediamo in Gesù Cristo, basta. Però voglio dire questo, noi ne festeggiamo due, così lo sappiamo. Pasqua e Natale, perché sono dedicato a Gesù Cristo, quindi io a Pasquale, vedi, tu sei tra i pochi, tu a Natale, a festeggiare due volte, io, niente, quello di tutti i santi, ma... noi tutti gli altri, tutti i santi, è la nostra festa, lode Gesù Cristo, questo tutti i santi, c'è pure spostati quanto io, Santo Carino c'è pure, che ieri ha lavorato una giornata per farmi vedere il culto in diretta. Carino, grazie, voi dovete sapere che lui è un artista di queste cose, mi fa prendere pure Telemarocco. Lode Gesù Cristo, alleluia. Però mi ama, se no non era qua, se n'era andato. Se non mi amava, cioè mi ama in quanto rappresento per la Chiesa l'autorità di Dio, cioè lui ama il Signore, per me Karim ama il Signore, cioè di conseguenza vuole bene al pastore Tony, cioè ama il pastore perché è un servo di Dio, ma ama l'Iddio Altissimo. Questa è una bella notizia, e deve essere una bella notizia per ognuno di noi, perché Gesù è venuto per regnare nei nostri cuori questa mattina, vuole nascere. Sai che significa egli vuole nascere? Che vuole dire vuole nascere? Cioè, la sua natura, il suo sentimento, se egli nasce in noi, sai che cosa avviene? Che nasce in noi, cioè, il suo spirito, il suo sentimento. Qual è il sentimento di Gesù? E questo significa, cioè, la nascita, il Natale, il vero senso del Natale. Perché se non abbiamo questo, è meglio vedersi Natale in casa Cupiello, vi dico, è meglio questo, se non credete in Gesù, a me non mi fa sorridere, no, me lo sono visto stamattina, mi è piaciuto, ma il vero Natale, cioè è la nascita, è l'incontro di Gesù con il nostro cuore. E che noi abbiamo il suo sentimento, no?
Ora, quando uno ha il sentimento, no? Per esempio, l'esempio che mi viene più facile è fidanzato e fidanzata, fidanzato e fidanzato, un sentimento, innamorato. Per il fidanzato e la fidanzata non esiste niente. Nisba, nein, solo la fidanzata. No. Il mondo, cioè quando uno ha una certa età, tutto il mondo è o la fidanzata, tutto il globo della sua vita, e non vede il resto. Questo è il sentimento. Dico, e il Signore ha detto, ci ha detto, dice, perché la sua parola è vivente ancora oggi, e quindi non ha detto, dice, cioè vale, la parola di Gesù dice, cioè ancora oggi vale, è al 100% attuale, cioè sta parlando, parla, e dice, che la vera vita eterna, la vera eternità, il senso dell'eternità, tutto questo, sai come si riceve, si può capire? Molti pensano attraverso studi teologici. A questo punto dico, Michi, che secondo me in chiesa è tra quelli, non dico l'unico, è tra quelli che ha letto la Bibbia più di tutti. Lo dovremmo fare santo. Ma non è così. Non è la conoscenza, la lettura, applicarsi, non è quello. Perché se no Gesù, la sua venuta sarebbe, non era, non c'era sto senso. Perché doveva venire Gesù? C'erano i conoscitori, gli scribi, i farisei che ne volevano di Paolo, l'apostolo Paolo, Saulo, lui, il suo nome era Saulo di Tarso, Saulo di Tarso, era un testimone di Geova, e come testimone di Geova perseguitava i cristiani, era presente quando Stefano fu lapidato, nel nome di Geova fu lapidato, lo sapevate? Nel nome di Dio. Yahweh, Geova, lode Gesù Cristo. E che conoscenza avevano questi? Questa era conoscenza di Dio. Conoscenza delle scritture è conoscenza di Dio. Approfondire, che è giusto, dico, ma è questo? Se no noi qua non facciamo più culti, facciamo studi. Studiamo e apriamo una facoltà di teologia. Se è così io mi converto subito, subito, il primo sono io. Il primo che voglio dare materie, voglio conseguire, qua in mezzo, io voglio essere, cioè il mio desiderio è arrivare prima di tutti gli altri a incontrare Gesù. Io, come l'apostolo Paolo, Pietro e Giovanni, cioè i miei riferimenti apostolici, quelli biblici, sono Giovanni e Pietro. Metto prima Giovanni e poi Pietro, per me. Ma facevo una gara. Ma non era una gara, era un sentimento che era dentro di loro, era il sentimento. Ecco, il Natale. A che cosa noi ci dobbiamo preparare? Al cenone. Se Natale era il cenone, io non ero qua. Cioè, se il senso del Natale è il cenone, abbiamo sbagliato. Dovevamo stare in cucina a preparare, a organizzare invite. Io nel Natale credo che devo cogliere il senso di Dio. Voglio essere arricchito quest'anno. Voglio ricevere il suo regalo. Voglio ricevere il dono di Dio. O no? Quel dono che mi trasforma, che mi rende diverso, non più un uomo umano carnale, non più il vecchio uomo, non più il vecchio uomo carnale. Il vecchio uomo è carnale,
cioè condotto dallo spirito della carne. Lo spirito della carne, capitolo 5 di Galati, leggetelo, e noi sappiamo qual è lo spirito della carne, come si manifesta, quali sono. Il Natale invece è, perdonatemi se stamattina che Natale forse non sono stato dolce, ma noi quando Gesù verrà, sai chi udrà la sua voce? Quelli che hanno l'udito esercitato all'obbedienza. No. Tu puoi anche non pensarla così e puoi ragionare in maniera come vuoi, cioè sei libero, perché noi siamo liberi, però ti posso raccontare una verità, che chi udrà la voce di Dio sarà quello che è esercitato all'obbedienza, quello che sa ubbidire ora, oggi. Uno che sa ubbidire oggi udrà la sua voce, ma chi non la sa ubbidire, chi non sa ascoltarla, chi non la vuole, non la udrà. Farà parte di quelli che non udranno la sua voce. Io, siccome Dio mi ha chiamato a preparare anime a incontrarlo, cioè questa è la mia missione, preparare discepoli per affinché possano incontrare Gesù. Sono come quell'allenatore. E la vittoria è che molti, molti giungono. E non è solo la salvezza. Che pensano tutti? Il mondo evangelico si ferma solo alla predicazione della salvezza ed è finito là la loro missione. Non è vero. Quella è una parte. È la parte iniziale. È come in un libro l'introduzione. Poi c'è tutto il libro e anche la conclusione. C'è una vita da riempire. C'è da riempire una vita, non... E chi la riempie sta vita? Molti pensano che è solo quello, non è quello. Quello è una parte, una piccola parte, importante, importantissima, ma manca tutta la vita poi. È come un libro. Scrivo la prefazione e distribuisco. E dice, il resto, dice, te lo inventi tu. Loda Gesù Cristo. Capite? Tu vuoi incontrare Gesù? Prima, tu sai che Gesù deve tornare, perché ma può essere che non lo sanno. Gesù sta tornando, sta preparando il suo popolo, sta tornando. Tu lo vuoi incontrare? Questo è, se tu non lo vuoi incontrare, dice, no, meglio una pizza e una birra, un panino e un bicchiere di vino. €50, pastore. Così, Michel. Questa è la vita. Lode Gesù Cristo. Egli sta tornando. Ma chi? Chi? Chi ha l'udito esercitato? E l'udito esercitato significa un cuore, una vita indirizzata ad ascoltare, una vita che è condotta dall'ubbidienza. Un cuore che sa ubbidire al Signore Gesù Cristo, la massima autorità, l'autorità in assoluto, in assolutissima, il Signore dei Signori, Re dei Re, Padre di ogni Padre, Papà assoluto, come ha detto quel pastore che è venuto, Papino assoluto. Lui è l'assoluto. Lode Gesù Cristo. Egli che è la verità, è il creatore di ogni cosa. E Gesù si manifesta, e si manifesta anche fisicamente. Si manifesta. Egli attraverso, quando incontrò Mosè, era in un luogo fisico, c'era il pruno ardente. Era là, disse a Mosè, togliti i calzari, perché questo è un luogo santo, perché la sua presenza rende santo il luogo. Lode Gesù Cristo. E dice, nasce Gesù, qual è la cosa più difficile? Cioè, io, la mia esperienza è che nasce Gesù nel cuore, perché se nasce Gesù nel cuore è fatta. Se no io mi devo mettere a fare prosopopee, prediche, parlo,
incontri, riunioni. Parlo, parlo. Io dico, Signore, aiuta questi figli tuoi, tu li hai chiamati. Convincili tu che deve nascere, affinché tu possa nascere nel loro cuore. Così è fatto. Così ci capiamo, diventiamo figli dello stesso padre, con lo stesso sentimento, così possono capire il sentimento che... Se no, siamo in pochi sempre a capire certe cose, no? Perché siamo in pochi? Perché il sentimento di Gesù ancora deve nascere. Gloria a Gesù Cristo. E io prego che il sentimento di Gesù sia in ognuno di noi. Dice così, nessuno ti potrà più convincere, non ti deve convincere nessuno, quando nasce il sentimento di Gesù dentro di te, tu verrai al rapporto e dirai, pastore dimmi che devo fare, Dio mi ha parlato, io ho ricevuto il messaggio, c'è dentro, come ho fatto io? Sai che io sono andato dal pastore e gli ho detto, il Signore mi ha parlato, io ti devo servire. Tu sei il servo di Dio, ti devo servire. Dio mi ha chiamato a servire. Sono stato io. Lui mi ha detto, nessuno gli aveva mai detto una parola così. Lode Gesù Cristo. Sai cosa mi, la prima cosa mi ha detto? Dice, vieni domani mattina alle 6:30 a casa mia. Per mesi, mesi. Io andavo a casa sua, facevo colazione, portavamo la figlia. Oggi Manuele, presidente di PF, a scuola. Manuele a scuola. Benedetto, antico dei giorni. Lode Gesù Cristo. È il sentimento di Gesù. Vedi perché ti posso predicare su certe cose? Perché l'ho vissuto, ci credo, lo vivo. L'ho vissuto, l'ho messo in pratica. So che significa che possa nascere Gesù dentro di noi. Quando il Signore ti convince, dai, fatta, tu ti devi presentare all'appello, tu ti presenterai perché sentirai questa attrazione, questa chiamata da Dio di fare l'opera sua. E da dove viene? Dal Natale. Ecco. Il mondo non lo sa, ma il Natale è una cosa meravigliosa, è una cosa bella. Stasera che farete il cenone di Natale, ma almeno ricordatevi di Gesù, dico perché tutti si feste, festine, rapporti umani, comparati, amicizie, ma il vero senso della vita, perdonate, è un altro, non ve la sentite, è Gesù Cristo, Gesù Cristo, cambia la tua vita, può cambiare la vita di quelli che ti sono in affetto, sai perché? Perché la via, la via di trasmissione dell'Evangelo è la via dell'affetto. Sapevate? La via dell'affetto. Cioè, se una persona è in affetto con te, trasmettigli l'Evangelo, che è la vita. Fallo partecipe della flebo che Dio ti sta dando, la vita. Dice, guarda, vieni pure tu. Vita. È la via dell'affetto, Dio usa queste vie. I primi che chiamavano erano fratelli, fratelli anche di sangue, consanguini. Dice Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, fratelli. Lode Gesù Cristo. Per favore non mi fate esperimenti durante il culto, cioè io spero che la diretta va. Non è che mi bloccate la diretta, no? Vabbè. C'è tutta una vita per fare esperimenti. Tutta una vita. Una vita intera, il mondo intero. Lode Gesù Cristo. Il Natale. Quindi, ecco, io vi lascio con un versetto oggi, no? Che è vigilia di Natale. Cioè, così deve nascere Gesù. Sono quelli che ancora pensano che Gesù deve nascere. Allora, per quelli che ci credono e per quelli che ancora sperano che deve nascere ancora Gesù, vi do il versetto.
Versetto, prima Giovanni, capitolo 4, versetto 9. Lode Gesù Cristo. Questo è l'amore di Dio. È il mio messaggio, messaggio del pastore, dello Spirito di Dio per la Chiesa, per quello che è, affinché noi possiamo capire quanto Egli ci ha amato. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Che Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Affinché per mezzo di lui vivessimo. Guarda che regalo più grande. C'è un regalo più grande della vita? Cioè il Signore è venuto per farci il regalo, il Natale, il regalo della vita. Può cambiare la tua vita. Apri il tuo cuore, che devi fare? Aprire il tuo cuore a Gesù e invitarlo a venire a condividere con te la tua vita. Vuole condividere la tua vita. Vuoi condividere la tua vita con lui? Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, io ti prego, Padre, questa mattina chiudiamo gli occhi. Signore Padre, io ti voglio pregare, Signore. Voglio pregare per la Chiesa, per tutti coloro che stanno ascoltando, che la Tua parola, Signore, il Tuo Spirito possa convincere ognuno di noi, Signore, che Tu sei venuto per dare la vita, per trasformare, Signore, la morte in vita. Tocca i cuori, Signore, io Ti prego che Tu possa nascere nel cuore di ognuno, Padre. Di tutti i presenti e di tutto il mondo, Signore. L'augurio per la Chiesa e per il mondo, Signore. L'augurio, Signore, che attraverso di noi, noi possiamo essere, Signore, strumenti nel Tuo progetto, affinché il mondo possa conoscere Te, l'unico vero Dio. Signore, mandaci, Padre, a fare la Tua volontà, mandaci in questi giorni, Signore, a predicare la Tua parola, ad annunziare l'Evangelo, la verità. Signore, mandaci a fare l'opera Tua, Signore. Mandaci a trasmettere il Tuo amore, Signore, il Tuo perdono, la Tua misericordia in questi giorni. Mandaci, Padre. Riempici, Padre. Sii con noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Alziamoci in piedi. E che ognuno di noi possa vivere in questi giorni che sono giorni dedicati a questo, affinché il nostro cuore possa ricevere e fare, come dire, rinascere Gesù. Che possa nascere, rinascere, che Egli possa rigenerare la nostra vita. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, noi ti amiamo, Signore. Ti adoriamo, Padre. Ti ringraziamo per questa grazia, Signore, che Tu hai compiuto, per quest'opera che Tu hai compiuto per noi, Signore. Io Ti voglio pregare, Signore, affinché il Tuo Evangelo si possa espandere in questi luoghi, Signore. Che il Tuo nome possa essere conosciuto dai più. Aiutaci, Signore, a essere strumenti nelle Tue mani. Aiutaci, Padre. Sostienici. Liberaci nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. 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 Signore, grazie. Grazie, Padre, che sei morto per noi, per dare vita per noi. Signore, grazie. Grazie, Signore, che il Tuo desiderio è di nascere nel cuore dell'uomo, di vivere nei nostri cuori, Signore. Grazie per questo Tuo sentimento, Signore. Tu ti sei abbassato a questo, Padre. Vedi, Dio si è abbassato. Si è abbassato per venire con noi, per stare con noi. Vedi,
chi è Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. Dio è venuto in mezzo a noi ed è in mezzo a noi. Ha lasciato la sua deità per vivere nel cuore dell'uomo. Lode Gesù Cristo. Questo è il Natale. Lode Gesù. Portiamo questo messaggio. Viviamolo e portiamolo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti voglio pregare, Padre, per l'offerta, questo servizio sacro, io ti prego. Benedicilo, Padre. Metti la tua mano, la tua benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo, santo. Manderemo gridi di gioia, quindi se hai problema con mandare gridi avrai problemi là per l'eternità. Se hai problemi rischi poi di non entrare. Dici, ah, tu hai troppi problemi, come fai ad entrare in un luogo dove si grida? No, i gridi mi fanno male. E là gridano per l'eternità, gridi di gioia, gridi di gioia. Lode Gesù Cristo. Santo, santo Signore. Egli prese nella sera in cui fu tradito, prese il pane e disse queste parole: Signore, benedice questo pane. E gli disse: questo è il mio corpo che viene spezzato per voi, mangiatene tutti e fate questo in memoria di me. Alleluia. Poi prese il calice e disse: questo rappresenta il sangue di Gesù che è stato versato. Dice: bevetene tutti, fate questo in memoria di me. E il Signore raccomanda a chi lo fa indegnamente, chi lo fa indegnamente attira su di sé la morte, la malattia. E quindi, al contrario, chi lo fa in maniera degna, riconosce il corpo di Cristo, prende il pane e il vino, riceve vita, guarigione. È un cibo dove c'è vita, guarigione e liberazione. Portatelo a quelle sorelle, quei fratelli che impediti a venire per qualche problema. Io ho visto le guarigioni nel tempo passato. Lode Gesù Cristo. Che fanno parte del corpo di Cristo, quelli che non possono venire, quelli che sono impediti, non quelli che potevano venire, quelli che sono impediti, fanno parte del corpo portato, che devono essere partecipe della benedizione di Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, nonna,
Te la senti di venire qua? Voglio pregare per te. Come stai? Vieni, vieni. Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo. Santo, 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 è il nome del Signore. Questo è l'Evangelo, la verità. Dice: andate a predicare la verità, vai a predicare la vita, vai a predicare la liberazione. Nel nome di Gesù Cristo. Vedi il Natale? Il Natale è una cosa importante. Il mondo finalizza tutto, cenone, scambio di regali, brindisi, eccetera, eccetera. In francese dice e cotillon. Lode Gesù Cristo. Il vero Natale è un altro. La tua vita può cambiare. Ma io mi aspetto, dopo questa predicazione, di vedere qualcuno che si presenta all'appello. Come ho fatto io? Io ho fatto questo. Lo Spirito Santo, no, è passato molti anni, ogni tanto mi ricorda qualcosa. Lode Gesù Cristo, perché è lo Spirito Santo che convince. Ma voglio che tu chiami, gli dici a uno di fare una cosa se non lo vuole fare, se non è convinto. Quando uno è convinto, è toccato, quello è preparato dallo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Facciamoci preparare dallo Spirito Santo. Io prego questo, che ognuno di voi possa avere questo incontro con lo Spirito di Dio, in maniera intima, forte, possa sentire il desiderio, che il Natale possa portare questo dono in ognuno. Signore, io ti prego, questa è la preghiera per l'opera, Signore, per i tuoi figli in particolare, per quelli che tu hai chiamato, che possono ancora di più, fare di più, Signore, nel rapporto con te. Possono avere un'intimità, Signore, più forte, Signore, e il fuoco possa ardere dentro il loro cuore, Signore. Signore, io ti ringrazio, Signore, perché non è carne e sangue che può rivelare queste cose, ma è lo Spirito tuo. Signore, benedici, Padre, benedici nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Corpo.